Buongiorno amici, buongiorno. Vedete alle mie spalle bellissima Sant'Agata arroccata su un cucuzzolo. Allora, qui mi trovo sempre nel territorio di Sant'Agata. La strada cavea per Santa Maria d'Olivola e poi arriva all'Acedonia. Bellissimo, bellissimo. Vi faccio vedere intorno. Che bello venticello, agliù! Buona giornata, intanto buon TG a tutti! Allora, amici, vedete, questa è la strada, alle mie spalle, diciamo, c'è Sant'Agata, questa è la strada che va verso Santa Maria d'Olivola. Qua sto più o meno già a metà strada. Sono pochi chilometri, non sono tanti. Però poi, arrivata dopo Santa Maria d'Olivola, si arriva verso l'autostrada alla Cedonia. Vediamo questo camion cosa trasporta. Ah, vedi? La paglia, voglio. Ah, vedi? L'estate è così. Allora, tornando a noi. Allora, ragazzi, riguardo proverbi, detti, cose antiche, tradizioni, ci sono anche quei detti, quei proverbi spinti, diciamo, o se, va, diciamo così. E qualcuno ve l'ha già pure dice. Poi ci stanno chi diciamo un po' cattivelli, anche questi diciamo vanno ritt, perché comunque sono tradizioni, sono ricordi. Allora, per esempio, c'è una che, ma quando me l'hanno detto, dice: no, i nulla righi, le dici tu. Vabbè, le dico io. Ve cacchiena, cena, cena. E poi cominciamo con questa qua, che è, diciamo, un po' più bruttina, diciamo così, no? Perché stanno quelle un po' cattivelle, no? Venesse n'andrecia a lucor. Io poi dico n'andrecia, chi l'ha mai sentita sta parola? N'andrecia, n'andrecia, dice n'andrecia, no, n'andrecia, n'andrecia a lucor. Madonna mia, una parola antichissima questa. N'andrecia a lucor è una ferita, una lacerazione forte praticamente, la parola forte, n'andrecia. Comunque, ragazzi, sono parole antichissime e sono belle comunque da ricordare. Va bene, comunque andiamo avanti. Qui si gira, si volta qui per andare a sinistra verso la Cedonia, verso l'autostrada, e qui c'è una cappellina, vedete, qui all'incrocio, e poi di qua verso Sant'Agata. E poi, ecco, direzione autostrade, di qua, ecco, e si va verso l'autostrada Lacedonia. Poi è chiaro che c'è anche il paese sopra, poi in alto di Lacedonia. Qui chiaramente la strada da dove sono venuto, Sant'Agata, e vedete qui dove mi trovo proprio all'incrocio dove c'è il ristorante pizzeria da Maria, 300 metri, una stradina qui che scende sulla mia destra, e adesso è anche piscina, quindi ristorante pizzeria è anche piscina, e qui vengono anche molti santagatesi. Una bella struttura, questo ristorante da Maria esiste da tanti anni. Io l'ultima volta che sono venuto forse era stato 20 anni fa, guarda, 20 anni fa, mi ricordo. Vabbè, e quindi vi ho fatto conoscere anche questo territorio che fa parte di Sant'Agata, Santa Maria d'Olivola, e poi si arriva appunto verso la Cedonia e l'autostrada.
Beh, amici, allora oggi diciamo che ho fatto un piccolo giro turistico e vi ho portato a vedere anche questa parte di Sant'Agata. Adesso vengo, diciamo, dall'autostrada Lacedonia, da quella che avete visto poco prima, e adesso tornando a Sant'Agata, questo bellissimo panorama. Qui sono anche vicino praticamente al famoso frantoio Barbato. Che vi invito a visitare anche a comprare l'olio. Allora, questa gita turistica, diciamo così, che vi ho fatto fare, chiaramente se venite a Sant'Agata dall'autostrada e uscite a Lacedonia e fate questo percorso, ci sono alcuni avvallamenti, la strada non è stata aggiustata, comunque sembra di andare piano, però quando arrivi qua sotto. E mi viene in mente una canzone, diciamo una poesia che io poi musicai di tantissimi anni fa, forse parliamo di qua, sì, no, forse 40 anni fa, 43 anni fa, che scrisse Gerardo Vecchia, carissimo amico sant'agatese. E mi viene in mente ancora quella cosa che io poi musicai: piccolo paese arroccato su un cucuzzolo come tanti, sempre disprezzato da chi non ha avuto la fortuna di conoscerti, ma i tuoi figli che hai mandato in giro per il mondo, quelli sì che si ricordano, quelli sì che si ricordano di te. Vabbè, ve l'ho canticchiata un po' con la musica che feci io allora. Farvela sentire con la musica, con la chitarra, è un'altra emozione. E quindi vi saluto con questo. Ciao, buona giornata a tutti. Un grosso abbraccio a Sant'Agata e a tutti gli emigranti.